Ciao a tutti, quindi siamo arrivati insieme all'ultimo giorno del 2021. È stato davvero un anno difficile a causa della pandemia del virus Covid per noi, non è vero? So quanti sforzi abbiamo fatto per superarlo. Spero sempre di poter portare positività e ottimismo a tutti dopo le vostre difficoltà. E questa è anche un'occasione speciale per guardare indietro a tutto l'anno e anche per ringraziare tutti voi per il supporto e il seguito durante tutto l'anno. Speriamo che l'anno prossimo continueremo ad accompagnare e condividere cose belle insieme. E qual è il tuo segno di previsione per il 2022? Vediamo. Oroscopo Scorpione. Ancora spese, ma fatte con piacere. Con la Luna e Marte in seconda casa, se non vi viene mal di gola pagherete lo scotto di transito spendendo come nababbi. Meglio così, l'essenziale è non restare a casa, dove il malinconico Saturno in quadratura finirebbe per assalirvi, mettendo in risalto il lato oscuro di questo momento storico, senza direzioni, senza certezze. Per fortuna, se il pessimista vede nel cambiamento, sia pure solo calendariale, un rischio, l'ottimista vi legge un'opportunità. E chi è più ottimista di Giove, dall'altro ieri in trigono e dunque favorevolissimo. Potrebbe promettervi incontri, amori, figli, ma di sicuro il primo dono che vi farà, e di cui potrete approfittare subito, sarà uno slancio creativo come mai visto prima, l'arte sarà ispiratrice di nuovi capolavori, e le vostre emozioni, tradotte in parole, immagini, foto, usciranno dal recinto degli hobby per entrare nella sfera lavorativa. La coppia si distingue per la forte incertezza o nei sentimenti o nelle capacità di esprimere l'amore. In questo modo nascono solo incomprensioni e tensioni che potrebbero anche sfociare in una rottura. Uno dei due partner potrebbe essere inaffidabile. Amate una persona presente solo nei vostri sogni. Guardate in faccia la realtà. Oggi potrai guadagnare più del solito. Ottima forma fisica e mentale. Non mostrarti insicuro in amore. Se hai da dire qualcosa, dillo. Oggi è un buon giorno, avrete energia e grinta a sufficienza per orientare la vostra giornata al meglio. Amori che tornano dal passato per i nati di venerdì. Marte in serata vi renderà piuttosto nervosi e irascibili. Lasciate che le vostre ansie non ricadano sulle persone che amate e vi circondano, non avete da fare altro che sopportarle traducendole, per questo. In tanti piccoli gesti d'amore. Sopportare le proprie ansie e le proprie preoccupazioni è già un grande gesto d'amore. Single favoriti oggi, nuovi incontri ma soprattutto scoprirete che chi avete conosciuto da poco o da pochissimo merita più attenzione da parte vostra e forse potrebbe essere l'occasione importante che attendevate. Siete sollecitati a prendere alcune decisioni tra le quali ci sono quelle che potrebbero cambiare il vostro futuro. Esaminate bene ogni cosa e non fatevi condizionare da pressioni esterne. Giornata movimentata. Novità piacevoli. Buoni rapporti con i fratelli. Oggi non distrarti, potresti dimenticare cose importanti a casa che potrebbero essere indispensabili. Presta attenzione. Oggi conquisterai tutti con la tua simpatia e la tua voglia di fare, sarai al centro dell'attenzione. In amore, sarai disponibile al dialogo. Il vostro fiuto sarà più acuto che mai. In questo periodo le stelle vi stanno dando il loro consenso, anche se avete sempre bisogno di essere spronati per non farvi sopraffare dagli egoismi altrui. Oggi ascoltate solo il vostro cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia. In amore serenità e collaborazione reciproca. Concludete questo 2021 in bellezza, insieme alle compagnie di amici che vi piacciono di più, con l'atmosfera che voi desiderate avere. Per la giornata e la serata di San Silvestro pochi pianeti che vi si mostrano contro, permettendo alle vostre prerogative di esprimersi al massimo grado. In particolare Plutone supportato dall'astro governatore delle emozioni, il magico Nettuno. Vi consente di agire nel modo creativo e controcorrente tipico del vostro segno, lo Scorpione. Non fosse per quell'antipatico di Saturno in quadratura, l'anno si chiuderebbe in bellezza, con un guadagno extra subito salassato da una spesa ingente ma di grande soddisfazione grazie a Marte in seconda casa,
mentre il grande Giove passato in pesci beneficia il fronte del cuore con romantico trigono acquatico, quintessenza dell'amore e della creatività. Vita sentimentale al top, se per l'anno nuovo sperate in un pupo da teve subito da fare. Amore ed Eros. Due punti pappa e ciccia con il partner, si vede che siete innamoratissimi, languidi sguardi, paroline dolci e tutte le romantiche sciocchezze che si scambiano le coppie felici grifano la vostra intesa, tra le più belle e intense a memoria della vostra famiglia. E proprio qui casca l'asino, in casa vostra non vi sentite compresi, inoltre se in quest'anno avete perso un affetto o vivete un momento di grossa preoccupazione per la salute dei vostri nonnetti, il pensiero corre spesso a casa, soprattutto se lontana. Non vi manca la giusta presenza di Eros e di razionalità nel felice incastro che sperimentate oggi con la persona che è al vostro fianco. L'intensità del richiamo amoroso si fa sentire di più se siete nati dal giorno 9 al 15 del mese di novembre. Lavoro e denaro. Due punti qualche acquisto pazzo per compensare il senso di solitudine, magari anche se festeggiate in casa viva di indossare un vestito nuovo, anche piuttosto costoso, o di preparare un menù stratosferico a base di alimenti gourmet, iniziare bene la mezzanotte è sempre fonte di speranza. Non ti fai mettere i piedi in testa, anche se questo vi crea problemi con il vostro capo. Siete bravi a evitare gli incarichi più fastidiosi e meno piacevoli, anche perché pensate di essere i migliori del settore. Arrivati all'ultimo dell'anno, quali sono i sogni nel cassetto che ancora non avete visto realizzarsi, quali le mete ideali da raggiungere secondo le indicazioni astrologiche esemplificate nei transiti dei pianeti? È il raggiungimento di una condizione di benessere psicofisico ed economico il vostro traguardo per il 2022. Plutone, vostro nome tutelare, farà del suo meglio per farvelo arrivare. Ne potrete avvertire i buoni esiti maggiormente voi scorpioni che festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 22 del mese di novembre. Benessere. Due punti bruciorino di gola, mal di schiena, mal di testa, avreste tutte le carte per andare in paranoia ma sentendovi con ragione protetti dalle stelle non ci fate più di tanto caso. E avete ragione, il problema sono stanchezza e stress, ma anche se oggi siete di corvée, almeno il pomeriggio, dopo esservi occupati del menù e degli addobbi rilassatevi con un lungo bagno o una doccia calda, scioglieranno la tensione e anche l'irritazione alla gola. Praticare un po' di sport potrebbe essere la giusta mossa per migliorare il vostro stato fisico e mentale. Una corretta alimentazione è l'arma giusta da affiancare al movimento fisico. Per lei, voglia di un pupo, da accontentare subito e quale momento migliore di questo, più frizzanti con qualche spumantino in corpo e anche più disinibite. Lui non solo darà i numeri, li farà. Per lui, mille raccomandazioni ai vostri ragazzi, che giustamente vanno a festeggiare l'anno nuovo coi loro amici, nei loro occhi leggete la voglia di divertirsi, le speranze dei giovani che voltano le spalle ai rischi e pretendono di vivere la loro età. Sulla punta della lingua l'ennesima filippica ma ve la mordete in tempo, dando loro qualche bigliettone necessario per scegliere un buon locale, controllato quanto basta, e godersi la loro forse prima notte brava. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Pensa sempre positivo.